Prima o poi riusciremo ad avere una posizione barra postazione definitiva e allora balleremo la hula. Prima di allora, sigla. Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video. So di espormi a una serie di critiche con questo genere di video, ma non mi interessa perché non ci credo che anche al più piccolo degli YouTuber con 13 iscritti non interessino le visualizzazioni. Sta spopolando in queste settimane il fenomeno tubico di YouTube anch'io, che per quello che ho potuto capire è un signore calabrese in evidente stato di obesità che sta facendo visualizzazioni ma soprattutto iscritti alla velocità della luce mangiando, facendo i cosiddetti video mukbang. Partiamo dal presupposto che io non ce l'ho con lui nella maniera più assoluta, anche perché non ce la si può avere con una persona che non si conosce e che oltretutto non fa di fatto niente di male, non è che diffonde, non lo so, per dire messaggi razzisti, xenofobi, omofobi o quello che sia. Quello che non capisco è perché questa persona sta facendo visualizzazioni e iscritti. So benissimo che questo video probabilmente servirà a destare ancora ulteriore curiosità e a dargli ulteriori visualizzazioni e iscritti, ma ripeto, io non ho veramente nulla contro questa persona. Quello che davvero non capisco è perché ci sono persone realmente interessate a questo tipo di video. Perlomeno a guardare solo, esclusivamente e soltanto questo tipo di video. Perché io seguo dei canali che già li fanno. Mi viene in mente per esempio Akemitika, che ha fatto dei video mukbang. Però Akemitika fondamentalmente è un canale di ricette, ricette che consulto anch'io. Cioè, trovo più interessante, carino e utile un canale di ricette con un video mukbang ogni tanto che un canale esclusivamente mukbang. Capite cosa voglio dirvi? Allora, cosa serve l'impegno che mettiamo noi YouTubers piccolini a portare sempre contenuti nuovi se al pubblico basta guardare una persona che mangia e via di iscritti e via di visualizzazioni? Sembra un po' come quando ci fu l'era di YouTube fa cagare. YouTube fa cagare, si inventa un canale di critica, YouTube fa cagare, fa decine di migliaia di iscritti. Come mai? Perché? Dove stiamo? Scusate, dove stiamo andando? Questa è la domanda che io mi pongo. Questa è la domanda che io mi pongo. La domanda che mi pongo è cosa dobbiamo fare noi che perdiamo ore di montaggio, la mente per far venire nuove idee, per interessare a voi. Cosa dobbiamo fare noi, di preciso, per risultare ancora interessanti di fronte a questi fenomeni virali? Fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti. Io vi ricordo, se non siete iscritti, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Vi ricordo che ho un secondo canale ASMR che vi lascio in descrizione e un nuovo Instagram che troverete sempre in descrizione, che io devo dire queste cavolate perché sennò l'info box voi non lo guardate mai. Un bacio e al prossimo video.